Per arrivare a fare il sindaco di Genova, Marta Vincenzi lascia il seggio di eurodeputato a Bruxelles e Strasburgo e torna a Genova molto decisa a conquistare Palazzo Tursi. È già stata presidente della provincia e prima ancora assessore comunale più volte, scelta da Claudio Burlando. Interrompe il mandato europeo per raccogliere l'eredità di Beppe Pericu che governava Genova da 10 anni. È decisa e molto motivata. La sua parola d'ordine è discontinuità e discontinuità sarà lungamente, con grandi polemiche con il suo predecessore. Sindaco, a che grado è l'emozione? È notevole, devo dire che non pensavo che mi prendesse così alla gola. Eccola la squadra di Marta Vincenzi, scelta a tempo record. Nuovo vice sindaco di Genova è Paolo Pissarello, con deleghe a viabilità e porto. Poi Mario Margini ai lavori pubblici. Piccolo incidente diplomatico per lui all'inizio. Niente seria. Dentro la squadra ci sono però persone abbastanza giovani. Complessivamente, vedevamo prima, l'età media è quella di 48 anni. A 2 anni dal suo insediamento, Marta Vincenzi traccia un bilancio e si dà la sufficienza. Elenca anche una serie di obiettivi prima di arrivare a fine mandato, 3 anni dopo. Sono progetti ambiziosi come pedonalizzare tutto il centro storico, realizzare finalmente la moschea al Lagaccio, rivoluzionare il ciclo dei rifiuti, impostare il nuovo ospedale a Ponente. Quando dice che vuole chiudere il centro al traffico, anche alle moto? Adesso la cosa fondamentale è quella di consolidare il trasporto pubblico e fare i parcheggi di interscambio. L'area di chiusura sarà vasta, da Brignone all'inizio di San Piero d'Arena, tutto intorno i parcheggi di interscambio dove lasciare le auto per prendere mezzi pubblici. Sorgeranno all'uscita dell'autostrada di Nervi in Valbisagno, nella zona del Ponte Fleming, a San Benigno, nella zona del Porto Petroli. Lì sarà realizzata una nave park al largo. A tenere banco poi il tema della Gronda, che passerà anche vicino a casa del sindaco stesso, a Rivarolo. Vedo quello che sarà il luogo dove passerà la Gronda, perché qualsiasi luogo si scelga, lì ha da passare. Sotto casa sua. Assolutamente sì. E poi la moschea al Lagaccio. Il problema non è andare a fare la moschea adesso, il problema è riqualificare il Lagaccio e far sì che anche l'inserimento di una moschea non provochi non solo decadenza, ma consenta. Quindi prima della moschea riqualifichiamo quartiere? È certo, questo è l'impegno. Pronto il piano rifiuti per la città, con raccolta differenziata che nei prossimi 3 anni, questo è l'obiettivo, dovrà arrivare al 45% e quindi via all'impianto di smaltimento finale a Scarpino. Mi sembra che l'orientamento sulla tecnologia sia su una tecnologia che ha a che fare con la gassificazione, quindi non l'inceneritore, perché è una tecnologia obsoleta e l'Europa è andata avanti. Capitolo ospedale di Ponente, a breve il comune indicherà 3 siti dove poterlo realizzare. Tutte e 3 ci vanno bene e diciamo alla regione che scelga. Villaggio tecnologico e insediamenti residenziali sugli Arzelli, in questo caso la Vincenzi rimane sulla sua posizione negativa. Su questo rapporto tra il parco, la quantità di insediamenti residenziali e produttivi, sulla viabilità, su come si raggiunge, devo dire che io continuo a considerare che non sia un bel progetto. Il primo avvertimento è l'alluvione di Sestri Ponente nel 2010. Marta Vincenzi è in missione a Bruxelles quando la valanga d'acqua colpisce la delegazione del Ponente, causando grandi danni e un allarme che Genova aveva dimenticato. Appena atterrata da Bruxelles è arrivata a Sestri Ponente. Il sindaco Marta Vincenzi nelle prime ore della mattinata ha toccato con mano il disastro del Ponente, rievocando l'alluvione del 70. Forse peggio ancora dell'alluvione del 70 in quel punto lì, in quel punto, proprio perché è avvenuta questa contestualità. Terribile. Non sono mancate le proteste anche nei confronti del comune. Qui la gente dice che non ci sono stati aiuti, ma in realtà c'erano 180 vigili del fuoco, tutti i vigili urbani, l'Aster, l'Ambio sono stati spostati, però quando succedono queste cose le persone sentono di essere sole. È vero, si è intervenuti più sulle questioni di emergenza per tutti che non sul singolo. La seconda botta è terribile. L'alluvione del novembre 2011 uccide e distrugge. Le polemiche sono subito durissime per l'amministrazione comunale che deve fronteggiare non solo il lutto dei 6 morti,
tra cui due bambine, ma la mancata prevenzione, non aver chiuso le scuole, poi aver addirittura truccato le carte nella ricostruzione dei tragici eventi intorno al Rio Fereggiano. Noi ci mettiamo in testa, tutti quanti, che allerta 2 vuol dire questo, no, non lo voleva dire fino a qualche tempo fa, lo vuole dire da un po' di tempo, è il cambiamento climatico, è questa diversità che c'è, l'abbiamo visto nelle Cinque Terre, l'anno scorso l'abbiamo visto a Sestri e quest'anno purtroppo in un modo così cruento e spaventoso lì, però bisogna che capiamo tutti quanti che non c'è modo di difendersi. È un sindaco in ginocchio, è una politica piegata, è una donna ferita quasi a morte che compare in consiglio comunale per spiegare quello che è successo nella tragica giornata di novembre intorno al Fereggiano. Vincenzi pronuncia una frase definitiva sul suo futuro, sul suo destino. Quello che è accaduto venerdì nella nostra città ne segnerà la storia. Ha segnato per sempre molte vite, ha segnato anche la mia in modo irreversibile, perché nell'assumere la responsabilità da sindaco ho anche accettato di farmi carico dei dolori, delle tragedie della nostra comunità, degli errori che possono essere stati commessi in quelle ore. Io sento profondamente la responsabilità e non accuso nessuno. Interrogatorio a Palazzo di Giustizia davanti ai giudici e non più davanti alla politica. Vincenzi fronteggia le accuse, le ricostruzioni che si stanno stringendo intorno alla sua responsabilità. È la grande questione del ruolo di un sindaco davanti agli eventi naturali drammatici. Fino a che punto deve rispondere il primo cittadino? L'ex sindaco di Genova, Marta Vincenzi, è stata rinviata a giudizio al termine dell'udienza preliminare per l'inchiesta sull'alluvione che nel novembre del 2011 causò 6 vittime. Secondo gli inquirenti, la macchina operativa della Protezione Civile non venne messa in moto, non vennero chiuse le strade a rischio nelle scuole, non venne ordinato ai presidi di non far uscire gli alunni, non fu bloccata la circolazione stradale. Subito dopo la decisione del giudice dell'udienza preliminare Pastorini, la Vincenzi ha commentato con il suo avvocato Savi: «Aspettiamo il processo e ci difenderemo lì. Sono tranquilla, non è stata una sorpresa». Malgrado tutto, Vincenzi corre ancora, vuole continuare a fare il sindaco, accetta di farsi sfidare nelle primarie che segnano la tragedia del Fereggiano, il processo che si sta delineando, le polemiche successive, spera che le sentenze siano favorevoli. In questo momento io non riproverò proprio niente a nessuno, né a me, né al PD, né a nessun altro, non mi pare il momento di rimproverare, è il momento di riflettere, questo sì. Il giorno della sentenza è il 28 novembre 2016. Marta Vincenzi viene condannata a 5 anni e 2 mesi per omicidio, disastro colposi e per falso. Esce piegata dal Tribunale di Genova, ha solo la forza di dire: spero ancora, in Italia i gradi di giudizio sono 3. Ho avuto l'impressione che qui si sia voluta processare la politica. No, guarda, no. Perché è finita così? Per fortuna in questo paese ci sono 3 gradi di giudizio, non è così. Senti. Sei perso la tua trasmissione preferita? Rivedila sul nostro canale YouTube. Primocanale.it, la TV della Liguria, on demand.